Thank you E saluti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video molto speciale che ho voluto iniziare in questo modo perché il fatto di essere apparso nel video di fanpage in quel modo mi fa ancora ridere a distanza di 48 ore. A parte gli scherzi, ora iniziamo con il video, oramai è più di una settimana che ne parlo insistentemente, dato che domani il 26 luglio a Milano verrà finalmente inaugurato il primo Apple Store ufficiale della nostra città. Infatti per chi non lo sapesse a Milano non avevamo un Apple Store ufficiale, c'erano i vari... Rivenditori di terze parti che, bene o male, cercavano di imitare lo stile degli Apple Store. Ma gli unici Apple Store ufficiali vicino a Milano sono quelli a Carugate e a Rozzano. Adesso, finalmente, in piazza Liberty, che è a due passi dal Duomo, si vede il Duomo letteralmente da piazza Liberty, verrà domani finalmente inaugurato il primo e nuovo Apple Store Liberty. E io, ieri, ovvero il 24 luglio, sono stato invitato da Apple al suo interno, assieme a molti altri colleghi, giornalisti, youtubers e amici per poterlo un po' vedere. Ci hanno spiegato come è nato. Ci hanno permesso di fare delle riprese. E quindi adesso vi racconto tutta la mia giornata di ieri, e mi sembra giusto iniziare da una rapida panoramica di come si vede da fuori. Infatti, adesso quando giungete in piazza Liberty trovate questo gigantesco parallelepipedo realizzato in vetro con sopra il logo della mela su uno dei lati. Che è sovrastato da due getti d'acqua che formano una doppia cascata. Che lo circonda. Per entrare in questo Apple Store fisico, bisogna scendere dato che è sottoterra. Bisogna entrare in questo parallelepipedo, e mentre si entra, si ha veramente la sensazione di passare in mezzo alla cascata ovviamente tutto protetto con il vetro, dopodiché si scendono delle scalinate realizzate tutte in pietra e peraltro il percorso delle scalinate è munito anche di casse, quindi molto spesso ci sarà musica e poi si giunge finalmente allo store al negozio vero e proprio. E prima di parlarvi dell'Apple Store in sé, volevo un attimo evidenziarvi gli svantaggi che personalmente io, Otto Clima e Andrea Cervone abbiamo notato ieri di questi getti d'acqua continui, visto che numero uno a volte questi getti si fanno un pochino troppo insistenti e le persone persone vicino all'Apple Store ricevono veramente una doccia, cioè sembra di essere a Gardaland. No, a parte gli scherzi, comunque sicuramente in alcuni casi vi bagnerete abbastanza per colpa di questi getti d'acqua. E secondo, abbiamo notato che per terra alla fine lascia veramente tanta acqua, quasi pozzanghere, perché per terra sarà costantemente bagnato. Ci siamo chiesti, ma d'inverno quando nevicherà o quando ci sarà già pioggia di suo cosa succederà? Non lo sappiamo. L'unica cosa certa è che abbiamo notato che l'unica traiettoria per evitare completamente tutti gli schizzi d'acqua è quella che ti porta diretto all'entrata dello store. Quindi abbiamo pensato che potesse essere un messaggio subliminale come per costringere i clienti a entrare nello store. Ovviamente sto scherzando, abbiamo veramente apprezzato anche dal punto di vista architettonico tutto questo. E parlando proprio dal punto di vista architettonico, se volete un parere di un architetto su come è realizzato questo store, ovviamente vi rimando al video di Andrea Galeazzi che è uscito ieri, l'ho guardato e mi è piaciuto veramente molto il modo in cui ha analizzato tutto lo store, anche da un punto di vista progettuale. Ve lo consiglio. Veramente lo trovate nelle schede, anche perché troverete anche il mio bel faccione in quel video. Ma adesso parliamo dell'Apple Store. È gigantesco, è veramente grande, ci sono tantissime sezioni, andiamo con ordine. Innanzitutto, ovviamente nella prima parte troverete le tavolate principali, quelle che ci sono in ogni Apple Store, c'è la tavolata degli iPhone, dove mi è sembrato di aver visto iPhone X, iPhone 8, 8 Plus 7 7 Plus e SE Poi mi sono subito spostato all'angolo Mac perché è veramente fornito, c'è cioè di tutto. Ho visto i nuovi MacBook Pro, quelli con i processori Coffee Lake, ai quali erano affiancati un paio di Beats wireless che si potevano anche provare, ovviamente. Ho veramente un debole per questa macchina e prima o poi sicuramente vi porterò un video, forse sono riuscito a metterci le mani. E poi ovviamente la mia attenzione è stata catturata da questo, un iMac Pro in esposizione, pronto per essere provato, affiancato da un Mac Pro il cestino collegato al monitor LG Ultrafine, che è uno dei miei monitor preferiti di sempre. E ad altri di questi monitor erano collegati anche un MacBook Pro da 13 pollici e un Mac Mini. Un po' sprecato per tutto questo, ma va bene. Poi, ovviamente, andando molto veloci, c'erano anche svariate tavolate per gli Apple Watch, in alcune tavolate, magari gli Apple Watch un po' più costosi erano comunque sotto vetro. Invece, altre tavolate avevano gli Apple Watch lì, su un piccolo plate, quindi tu potevi provarli, potevi cambiare il cinturino, potevi proprio renderti conto di come ti trovavi con il prodotto. E ovviamente tavolata iPad. C'era il nuovo iPad, c'era l'iPad Pro di ogni dimensione, l'Apple Pencil che si poteva provare e tanti altri prodotti. No, questo no, questo è mio e vi ho dato un grandissimo spoiler. Ma volevo proprio parlare un attimo dell'estetica di questo store, visto che comunque è un flagship store nel mondo. E per quanto riguarda l'arredamento, i quadri, li ho apprezzati veramente tanto, design milanese, come del resto anche la pietra con cui è realizzato tutto, pavimento, muri, tutto che dà un senso veramente di lusso. E ho apprezzato molto anche alcune piccole composizioni fatte apposta nei muri. Per esempio questa è la mia preferita, guardate, fatta con tutti gli iPad mini, gli iPhone, le cover e i cinturini. Ho adorato questo collage. Poi invece guardate quest'altro anche... Quello che mi ha veramente rubato il cuore, questa è la parete delle cover. Già così è fantastica, anche magari per fare delle foto. Ma voi vi chiederete di cover, ne hanno solamente una in esposizione. Se uno la volesse comprare, come fa? Ebbene, ognuno di questi è un cassetto può essere aperto e contiene tutte le scorte che l'Apple Store ha a disposizione di quel particolare colore di cover e mi sono anche piaciute molto le rappresentazioni che ho trovato nell'angolo fitness e salute Apple Watch infatti come potete vedere hanno ricreato questi quattro simboli tipici dell'Apple Watch ovvero quello di attività, respirazione, allenamento e battito cardiaco parliamo però adesso di alcune zone extra dello store che ci sono solamente appunto negli Apple store più grossi questo incluso ovviamente e innanzitutto vi parlo di questo tavolo questa è la zona ricreativa barra di programmazione perché c'è sempre un'addetta lì microfonata pronta ad assisterci c'è un iPad collegato a questo monitor molto grande con aperto Playgrounds, Playgrounds è l'applicazione per iPad che dovrebbe insegnarci le basi della programmazione in Swift e appunto lì chiunque può iniziare a scrivere codice magari anche con l'aiuto appunto di qualche genius ed eseguirlo davanti a tutti su questo schermo cosa interessante lì vicino c'è anche la zona accessori giochi che vende per esempio i BB8 gli sfero, quei robottini fatti dalla Disney in collaborazione con Apple o comunque rivenduti ufficialmente da Apple che si possono comandare con l'iPhone. Sono molto carini e soprattutto ogni tanto voi vedete questi Sfiro o questi BB8 scorrazzare per l'Apple Store perché si possono provare, tu li puoi far andare in giro liberamente con l'iPhone che trovi lì in esposizione. E menzione speciale anche per questo robottino programmabile. Ho visto un po' come funziona i movimenti. Si possono programmare direttamente dall'applicazione per iPhone e iPad e poi glieli possiamo far eseguire tutto in Swift. Mi credo di essermi innamorato di questo robottino. Ma parlando adesso delle zone particolari, vi parlo invece della zona più sul fondo che è praticamente una specie di forum, loro l'hanno chiamata forum, è una zona ricreativa come potete vedere piena di poltrone, quindi ottima magari per un meeting o per una conferenza, soprattutto dato che al suo interno è presente questo schermo gigantesco su cui Apple sarà solita fare delle presentazioni oppure durante un giorno di eventi che loro chiamano Today at Apple, molto elegante, io l'ho apprezzata tantissimo ed è dove ci hanno accolti. me tutto il resto dell'ufficio stampa dei vari giornali e blog youtube e dove ci hanno spiegato un po in una presentazione come è nato tutto questo apple store chiudiamo questo video con gli accessori di terze parti certificati da apple che ho trovato e che vi consiglio ovviamente apple ha dedicato molti spazi soprattutto quelli ai muri agli accessori tantissimi di questi sono dedicati al reparto audio tra cui ovviamente beats che ha interi scaffali sia di cuffie confezionate sia di cuffie che sono messe in esposizione per esempio ho adorato queste cuffie messe sopra queste piccole sfere di legno, e poi, ovviamente, nel reparto cuffie in scatolate, ho anche trovato gli speaker di Ueboom che io personalmente utilizzo da anni e non mi hanno mai deluso. Poi, ovviamente, c'è la zona droni di DJI. Mi è parso di vedere uno Spark e un Mavic se non mi ricordo male. Ovviamente, anche zona GoPro con le GoPro Hero 6 in esposizione. C'è anche qualche prodotto interessante per l'iPhone, come per esempio questa piccola stampante che vi può stampare direttamente, stile Polaroid, le foto che avete fatto con l'iPhone. Io, onestamente, ci farò un pensierino il 20. 26, ma c'è veramente di tutto per esempio nella zona fitness ho anche trovato questo spazzolino smart intelligente di colgate che ha tutta un'applicazione dedicata per l'iPhone e per il resto ragazzi questo è l'Apple Store ovviamente se siete di Milano o dintorni passateci andate a vederlo soprattutto magari il 26 il giorno dell'inaugurazione dato che io sarò lì perché comunque a parole non si può descrivere la magnificenza di questo store e io stesso ero il primo che quando c'era solo la notizia che a Milano sarebbe aperto questo Apple Store sì ero molto contento ero molto orgoglioso ma non mi faceva né caldo né freddo. Dopo quando l'ho visto nella mia città, vicino a Piazza Duomo, un Apple Store del genere tutto in vetro, così titanico, mi è veramente venuta la pelle d'oca e ho provato un grosso senso di gioia. Detto questo, ovviamente, io vi ricordo che domani, il giorno dell'inaugurazione ufficiale, mi troverò lì. L'inaugurazione, ovvero le porte dell'Apple Store, apriranno per il pubblico alle 17 del pomeriggio. Ma io sarò lì a partire dalle 9 del mattino fino a tutta la giornata. Mi troverete lì quindi se vorrete incontrarmi, fare foto, fare quattro chiacchiere, fare un autografo, eccetera. Eccetera, eccetera, mi trovate lì il 26 luglio in apple piazza liberty a milano passeremo una bellissima giornata come del resto è stata bellissima la giornata che ho passato il 24 con tutti gli amici e colleghi siamo stati ore a ridere e scherzare e a questo proposito ci tenevo a ringraziare veramente tutti gli amici che ho incontrato sul posto abbiamo messo tante foto e storie su instagram quindi vi invito a seguirmi per maggiori dettagli se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice seguitemi su tutti i miei social network e come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione cliccando qui e là ti potete raggiungere altri miei due video e invece che Cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.